Antonio Bonanno, quarto piazzamento. Noi spesso abbiamo detto che il tema di quest'anno gli italiani è veramente ottimi piazzamenti, grande qualità di gioco, non abbiamo paura di metterle, però arriva sempre il colpaccio che ci rovina. Lo individuiamo in questo 6-4 di quadri, la brutta vena degli italiani alle playoff che arrivano vicino al braccialetto, ma purtroppo subiscono queste nefandezze, chiamiamole così. Ma il gioco è questo. Il gioco è questo, infatti io perciò ultimamente non stavo giocando molto, perché ci vuole tanta fortuna. Poi se non sei bravo non arrivi da nessuna parte, però ci vuole tanta fortuna. Il tavolo finale purtroppo ce ne vuole ancora di più, perché gli stack sono assolutamente troppo crollata. Come dire, no, sono simili, okay. c'è poca differenza, quindi non hai l'avversario e quindi si devono vincere i colpi, ragazzi, se no non si va. Ci manca proprio la zampata finale, quindi questi tornei. Sì, metti che io con asso donna, avevo la donna, io andavo chip leader, il torneo non dico che era mio, però. Senti, nonostante dici che c'è molta fortuna e hai deciso di rallentare un po' le giocate, tu ora c'è una varianza molto positiva in eventi molto importanti, insomma, molti risultati EPT, no? Quindi diciamo, dimostri di avere le qualità per andare a premio in posizioni molto importanti. Sì, questo qua non lo nego, quando mi siedo al tavolo non temo nessuno, è abbastanza facile per me ragionare con questo gioco e anche ragionare oltre, diciamo, no? C'è una buona lettura degli avversari, però purtroppo ci vuole tanta fortuna e i piazzamenti sono dati dai tornei che tu fai in un anno. Se fai 100 tornei c'è più possibilità di arrivare a primo, se ne fai 50 ce n'hai di meno, se ne fai 4 come me, 5, 6, 7 ce n'hai praticamente quasi zero. Senti, dopo questo uso, poi insomma main event, poi dopo questo uso, poi che programma pensi di fare, visto che già eri venuto con questi pensieri un po' limitanti? Non ho nessun programma, okay. non ho nessun programma, a meno che non esce uno sponsor buono che dice, vabbè, ti stiamo dietro, ti paghiamo i tornei, cose, allora, sai, c'hai quello stimolo in più e cose, io non me lo sono mai cercato, fino adesso, ne ho avuto uno in passato, ma sono quelle cose che acqua di rose, iniziano e finiscono prima di iniziare, forse. Quindi se verrà qualcosa di importante, allora ci sta uno stimolo in più per viaggiare, per andare fuori, altrimenti la famiglia è prioritaria. C'ho una moglie, tre figli, le attività per gli ITM, soprattutto. Quindi grazie a Antonio, buon anno e ci vediamo al main event. Okay. Grazie a voi. Bene. A posto. Yes. Grazie ragazzi. Me ne vado a casa.